Questa comunicazione. La mentemente di VB di Sum aveva telefonato la mattina presto ai massimi dirigenti dell'azienda e aveva fatto a tutti questa comunicazione. Si trovi per cortesia alle ore 11 nella sala del consiglio della sede centrale. A quell'ora comparve di Sum, un uomo dagli occhi grigi e i capelli neri appena brizzolati sulle tempie, dai modi spigliati e affabili che celavano un importante cammino interiore. Le preoccupazioni dei suoi dipendenti, le loro voci, i loro pensieri erano sempre giunti a Di Summa come un forte richiamo. Le loro richieste di aiuto, di forza, arrivavano al presidente attraverso i suoi corpi superiori ed erano percepite nitidamente dal suo essere. Sin dall'adolescenza Di Summa ricercava la serenità all'interno di sé e comprendeva quello che gli accadeva sperimentando il suo mondo interiore. Aveva imparato a sentirsi parte di ciò che viveva senza fuggire la realtà che dipendeva solo da lui. All'inizio della sua presidenza, nel tentativo di superare quelli che allora chiamava ostacoli, aveva cercato di andare oltre quello che non gli piaceva. C'era sempre qualcosa che gli donava quella saggezza che lui, all'inizio del suo conosci te stesso, chiamava grazia e che si illudeva di ricevere senza fatica come un dono divino. James Crawford e Paul Wittenberg ricoprivano la carica di vicepresidenti dell'azienda e nonostante collaborassero tra loro e fossero entrambi dotati di una notevole intelligenza, avevano cioè un corpo mentale ben organizzato, erano sotto molti aspetti rivali. Le loro ambizioni trovavano un'eco profonda nell'azienda, cosicché ciascuno di essi godeva tra i dipendenti di un suo seguito. La sera prima, nella sua casa di campagna, Crawford aveva riempito 3 bicchieri per sé, per Wittenberg e per Luisel, la bionda e statuaria amante di Wittenberg. Luisel era la donna che nell'azienda aveva le mansioni direttive più alte, perché era stata l'amante di molti dirigenti. A Wittenberg aveva dato anche una figlia, che però aveva fatto passare come la terza figlia avuta dal marito, che rimaneva all'oscuro di tutto. Questi da 10 anni dirigeva l'ambita rappresentanza di Francoforte ed era certo che l'azienda lo manteneva in quella sede perché lui era insostituibile. Commento: l'io è la personalità e la mente e si proietta nella realtà fisica con quella parte della mente chiamata intelligenza.